Yalu Surui è un film dedicato a un grande personaggio della storia occitana, soprattutto della storia politica occitana. Diego Hirante ed io lo realizzammo verso la fine degli anni 90, a 20 anni dalla morte di François Fontana, e ad oggi sono passati altri 20 anni, più di 20 anni, quindi a 40 anni dalla morte di questo grande personaggio, di questo uomo politico, di questo ideologo, di questo filosofo. Fontana è stato direi il padre politico dell'idea dell'Occitania. Fontana pensava a una Occitania repubblicana, libera, indipendente, e pensava che questo progetto si sarebbe realizzato così come in quegli anni si stava realizzando la decolonizzazione in Africa, in Asia, ecco, anche in Europa le minoranze linguistiche, le nazioni linguistiche si sarebbero liberate e avrebbero costituito degli stati indipendenti. È un sogno che in qualche modo molti di noi giovani, allora eravamo dei giovani militanti, abbiamo coltivato. Fontana arrivò da noi a Frassino verso la fine degli anni 60, arrivò esule dalla Francia, ma dalle terre occitane di Francia, ma già là lui aveva svolto un'azione politica molto significativa, molto pregnante, soprattutto nell'area di Nizza, dove aveva fondato il PNO, il Partito Nazionalista Occitano, e giunto nelle valli, a Frassino, in Valle Varaita, contribuì in modo determinante a come dire, stabilire quelli che erano i principi, quelli che erano gli obiettivi dell'allora nascente movimento autonomista occitano. Per me e per Diego realizzare questo film ha voluto anche dire vivere una grande esperienza, rivivere in qualche modo una stagione importante, ma vivere anche una grande esperienza perché abbiamo incontrato via via le persone che si erano formate nell'insegnamento di François Fontana. Per me poi in particolare ha voluto dire anche prendere maggiormente coscienza di questo ideale forse utopico, di questo progetto forse utopico di una grande nazione come quella occitana, di una grande minoranza linguistica come quella occitana che sogna di costituirsi in uno stato indipendente. Di Fontana mi piaceva questa idea semplice, in fondo un'idea semplice, che ogni popolo, indipendentemente dalla propria forza, forza militare, forza economica, dal prestigio stesso della propria lingua, della propria cultura, dall'espansione territoriale, potesse, sempre che lo avesse desiderato, lo potesse aspirare a costituirsi in un'entità libera e indipendente. Ora, a distanza di 40 anni, emergono anche le contraddizioni, come dire, i limiti del pensiero fontaniano. Diego Aguilante, nell'ultimo numero dell'Utem Nouvelle, una rivista di studi occitani, analizza questi problemi, questi, come dire, limiti del pensiero fontaniano, che Fontana, ad esempio, si dichiarava antieuropeista, Fontana individuava nella classe operaia il motore di una rinascita politica, di una rivoluzione occitana. Fontana arrivò addirittura a sostenere la legittimità dell'azione degli Khmer Rossi in Cambogia, insomma, però dobbiamo anche collocare il pensiero di Fontana nel suo tempo, storicizzarlo, voglio dire, quelli che oggi ci appaiono dei grandi limiti del pensiero fontaniano, non è detto che lo fossero in quel tempo. Collocare storicamente è comunque sempre importante e significativo. Per me, in ogni caso, il film Yalu Saleh, realizzato con Diego,
rimane ancora oggi uno dei documenti fondamentali su un personaggio anch'esso fondamentale dell'occitanismo politico occitano. Buona visione. Me l'avviso un baron de momento, me l'avviso, sai pa perché, ma la cosa che me l'avviso de mai è si bot che montavo ici e che fontan ero ici sulet, una butto de gin da nan, no? E disegno che ne la faccio pesa via parecchio. Mi invece si può tornare. Da l'ugiun dell'interamente si può venire a Codifasi, si può andare al cementiere di Fraise. Frassino, 6 luglio 1978. Signor consigliere generale, mi trovo attualmente ad affrontare un problema piuttosto grave. Nel maggio del 1977, mentre ero a Roquefort da mia madre, ho dovuto consultare il dottor Laurent, che mi invitò a farmi ricoverare in ospedale. Fui d'accordo, precisando tuttavia di non avere alcun mezzo per pagare le spese di ricovero. Ho consacrato la mia esistenza allo studio dei problemi etnici nel mondo e alla lotta politica per la decolonizzazione d'Occitania. Creatore della teoria etnista, fondatore del Partito Nazionalista Occitano nel 1959, imprigionato e condannato per aiuto all'FLN nel 1961, fondatore in Italia nel 1966 del Movimento Autonomista Occitano, oggi ho la soddisfazione di vedere le nostre idee accolte in seno ai principali movimenti occitanisti. Ho così vissuto fino ai miei 50 anni come un rivoluzionario di professione, vale a dire, da un punto di vista materiale, nella miseria. Possiedo una piccola casa a Roquefort, abitata da mia madre, e un'altra in una borgata abbandonata delle Alpi Occitane d'Italia, dove vivo. Le chiedo dunque di intervenire presso il Consiglio generale affinché il Dipartimento prenda a suo carico le mie spese di ricovero in ospedale. Non ho l'impressione di sollecitare un favore abusivo. Ho la consapevolezza di aver svolto per la società un lavoro ben più importante e valido di tanti altri, e che spero di continuare, se la salute me lo permette. Con la speranza di una risposta favorevole, la prego di credere, signor consigliere generale, ai miei sinceri sentimenti occitanisti e socialisti. François Fontaine. E questa canzone la dedico a quello che mi ha insegnato che l'Occitania è una nazione. Quest'uomo si chiamava François Fontaine e io è stato il padre dell'occitanismo politico e io gli dedico 600, lingua nazionale occitana. Esiste una lingua che per dire sì dice oc, la lingua occitana. Esiste un paese dove questa lingua si parla ed esiste un popolo che si ostina da 8 secoli a tenere in vita questa lingua. In questo film vi vogliamo parlare di un uomo che ha dedicato la sua esistenza a fare di questa lingua, di questa terra e di questo popolo una nazione.
l'Occitania. Noi abbiamo scelto di raccontarvi l'Occitania a partire dalla vita di François Fontane. Il suo nome non è nei libri di storia, eppure la vita di Fontane, nato nel 1929, segna la stagione in cui questa patria negata riscopre se stessa. Questa storia inizia negli anni 30 a Roquefort, paesino della Guasconia, dove Fontane cresce in una famiglia profondamente cattolica. La madre, nobildonna di antico casato guascone, suona il pianoforte e trasmette al figlio l'amore per il sapere. Ma fin dall'adolescenza Fontane dimostra, insieme a una precoce passione per il pensiero politico, un'attitudine ribelle. Con François Fontane può apparire presuntuoso, ma credo di essere stato qui uno dei suoi compagni più fedeli. Compagno e confidente. La casa di François la vedete? È là che François ha trascorso l'infanzia con i genitori. Non sopportava né l'autorità della scuola, né della caserma. Praticamente non è mai andato a scuola, Fontane. La cultura se l'è fatta da solo, assistendo a conferenze, leggendo moltissimi libri. Verso i 18 anni, Fontane risiede sempre più a lungo a Tolosa, dove può soddisfare la sua sete di cultura, di confronto politico e di libertà. Sono gli anni in cui la passione monarchica e la profonda fede religiosa vengono incrinate dalla scoperta delle diverse dottrine comuniste, dell'anarchia e della psicanalisi. Veniva a Tolosa quando abitava a Roquefort. Qui c'era la biblioteca centrale, il cinema, che a Roquefort non c'era. Trovava manifestazioni culturali. E soprattutto c'era l'università. Dopo gli anni di Tolosa, Fontane si trasferisce a Nizza da una zia. Intorno al giovane Fontane si radunano artisti e scrittori che animano la fervida vita culturale nei caffè e sulla Promenade des Anglais. La Nizza degli anni 50 di François. La Nizza degli anni 50 di François era una città provinciale, felice e assolata, come oggi. Ed era una fortuna per François, e perché il sole era il suo dio. Diceva che non avrebbe potuto vivere nelle brume del nord. E quando passò qualche tempo a Parigi, so che ne patì. In questi anni, Fontane completa le linee generali della sua visione. La principale alienazione dell'uomo non è quella economica, come sostenevano i marxisti, bensì quella etnico-linguistica. L'impossibilità per un popolo di vivere liberamente la propria lingua e la propria cultura. Queste sono in sintesi le idee pubblicate nel 1959 in Ethnisme, la sua opera fondamentale. Ecco il palazzo dove abitava François, al secondo piano. Nell'appartamento di una vecchia zia, dove si concludevano tutte le nostre discussioni, la sera, tardi. Lui venne chercher la discussione là où elle était. Fontane cercava la discussione. Se sapeva che in un caffè c'era la possibilità di discutere, lui veniva. Mi aveva senz'altro catalogato. Ah sì, adesso ricordo. La memoria mi torna. Il mio ricordo è che era sull'Avenue de la Victoire. Io amo parlare scrivendo. Qui c'era l'Avenue de la Victoire. Io avevo un negozio di cartoline. La gente passava e io sorvegliavo le cartoline. Era il 1956-57. Dunque, quando avevo un momento di tempo, si discuteva. A Nizza non si sentiva parlare occitano. Lui diceva: attenzione, siete in Occitania. E io: ma dov'è questa Occitania? Non si vede. Com'è? Ci diceva: esiste. Ma come esiste? Come un orso che dorme? Come un iceberg di cui si vede soltanto la punta? Io non credevo che potesse esistere. Addirittura non immaginavo che potesse esistere. Ancora oggi c'è gente che non crede alla sua esistenza. Tuttavia essa è là, profonda, in una lingua, in una cultura. Fontane ha saputo vedere questa realtà.
Fontane ha scoperto di appartenere lui stesso, in quanto occitano, ad un popolo oppresso. Quella cultura occitana, che da decenni era soltanto un esercizio accademico per pochi dotti, diventa per Fontane l'indice sintetico di una nazione che deve ritrovare se stessa. È per questo che Fontane decide, sempre nel 1959, di fondare il primo moderno partito politico occitano, il Partito Nazionalista Occitano. Je me souviens sur le boulevard. Sul boulevard che portava alla biblioteca, io incontro François che andava alla biblioteca. E radioso mi dice: Claude, abbiamo fondato il PNO, il Partito Nazionalista Occitano. Ha preso una decisione, credo la più terribile della sua vita. Gli è dovuta costare enormemente, fondare il Partito Nazionalista Occitano. Con Fontane e la creazione del PNO si assiste a un momento chiave. Qualcosa di preciso esce dal nulla. Da una massa confusa esce qualcosa di estremamente preciso. Io vaig ajudar Fontane non tanto alla creazione del partito, perché il partito va néixer ufficialmente nel 1959. De fet, nel 1957 già esistia. Però vaig ajudar amb una tasca que ell feia molt interessant, que era la d'ajudar a fugir els joves, la gent jove, che non volia anar a matar els gerians che demandavano l'indipendenza. Quelli di Nizza sono anche gli anni dell'impegno di Fontane per l'Algeria, che proprio allora combatteva una durissima guerra di indipendenza contro l'imperialismo francese. Fontane e Jacques Ressaire, giovane militante del PNO, vengono processati e condannati per aver aiutato dei disertori francesi. Abbiamo partecipato tutti e due a un gruppo di amici che luttavano per l'insoumissione. E dunque, quelle proteste contro quella guerra, quelle aiuto all'insoumissione, fa che noi siamo arrestati per aiuto al FLN, per aiuto all'insoumissione, e abbiamo avuto un processo per accordo. Mercredi mattina, a 6:30, mercoledì mattina alle 6:30 è arrivata la polizia. Perquisizione e tutti i documenti PNO requisiti. Sono stato interrogato tutta la giornata da quelli della DST. Stamattina è finita con i poliziotti e alle 6 mi sono ritrovato in prigione per colpa di quel pazzo di Perrault. Il giornale della sera annuncia la liberazione di Ben Bella e l'avvio dei negoziati. Urrà. Venerdì. Prima giornata in prigione, tutto il giorno ad aspettare. Il momento più duro è la sera. Moi, je pense que François est mort un peu ici. François è morto un po' qui, quando l'hanno arrestato, quando hanno cercato di. Ho l'impressione che abbia cominciato a morire qui, quando l'hanno messo in prigione. È la mia impressione. Dopo ha avuto paura. Prima non aveva paura. Non è più partita quell'angoscia. È come un'impressione che ho. Credo che lo abbiano ucciso qui, a Nizza, con quella storia, quel processo. Lo penso veramente. Fontane incomincia ad avere paura. Da una parte le minacce dell'OAS, il gruppo terroristico anti-arabo, dall'altra gli intrighi della polizia, che culminano nell'arresto e in un processo per abusi sessuali. Fontane ha saputo di alcune valli del Piemonte dove si parla la sua stessa lingua doc. In circostanze concitate, decide di abbandonare la Francia e di rifugiarsi in quelle valli a lui ignote. Insieme al suo amico, il pittore Robert Herbeau, si stabilisce in una borgata spopolata di Frassino in Valvaraita. Da qui, senza mezzi e senza vettura, realizza la prima vera indagine sui confini linguistici delle valli occitane d'Italia. Fontane
Mi le conosci in 64-65, appena che le arriva da, da Franco. Prima di tempo già che era un personaggio un po', come si diceva, la gente mi sfiava un po', lo conosceva un po' bene, sapeva un po' chi era, sapeva un po' lo che veniva, sapeva un po' lo che tenia, hai capito? E poi, in seguito, quando l'hanno conosciuto, che veramente era una persona normalissima, la gente voleva bene e era rispettata a tutti. Ah, Fontana, per noi era un amico, era una grande persona, tanto rispettosa, tanto educata, tanto istruita. Scrivevo dei libri. Al disio che scrive, le scrivevo piuttosto di notte, perché aveva idee più chiare, di giorno parlavo con un e con un'altra, e allora ero meno concentrata. Chi l'aveva accettato? La gente di sì, e la gente di sì aveva accettato chi con sua maniera. Ma lui era sempre ben, ben ordinato, ben elegante. Come poteva vivere a Freis? Lui è abituato ai caffè, ai bistrò, alla gente, alla discussione. In quella casa persa sulla montagna. Con chi parlava? Poi ho scoperto che parlava con tutti a Freis, che riusciva a vivere. Addirittura aveva creato un movimento. Ha creato un movimento a Freis. È la prova che François aveva una forza. Persino in Siberia avrebbe fatto un lavoro positivo. Fare un lavoro positivo. Nel 1968, insieme a un gruppo di giovani di Frassino, fonda il movimento autonomista occitano. La prima volta che andavo in faccia alla ciclostile, ero me. Ero Monique e Claudio Volonté, Fontan, Boudré, après ero me, ero Mini della Tistotto, ero Freddo della Pippo, e chi era un calaute? Già che i primi tempi era pa facile entrare subito in idea di Fontan, perché noi eravamo pa preparati come ero preparati chi era politicamente. Noi eravamo attaccati, noi si dovevamo avere una regione autonoma come la Val d'Aosta, avere le nostre risorse, sfruttare le nostre risorse, avere un pizzor di pagare in meno d'imposte, sarebbe più bene. Esisteva un fondo a questa possibilità. La Val d'Aosta, lo Sud Tirol, lo Friuli, la Sardegna era una regione autonoma a stato speciale e nelle decisioni non so, tipo l'en avere questo come obiettivo. Fontan non ha fatto vedere non si tagno completamente di Frento, non ha fatto vedere un destino delle valade completamente di Frento che è quello del ritorno al passato tribulà. Il y a une etnie, une nation occitane. De la même manière qu'il y a une langue occitane, même si cette langue se subdivise en sept grands dialectes intercompréhensibles. L'Occitanie est une nation colonisée, pour sa plus grande partie colonisée par la France, pour une douzaine de petites vallées colonisées par l'Italie, et pour une petite vallée des Pyrénées colonisée par l'Espagne. Il est certain qu'actuellement, c'est dans la jeunesse que nous trouvons la prise de conscience la plus remarquable. Sans doute que là où le peuple occitan a perdu sa langue, il sent d'autant plus la gravité de cette perte. Se l'identità è nella lingua, la perdita della lingua comporta l'alienazione più radicale. La teoria di Fontan colloca la lingua al centro delle relazioni umane. A partire dalla lingua, definisce le etnie e stabilisce i loro diritti. L'epicentro di tutto il discorso fontanien. L'epicentro del discorso fontaniano è la lingua. C'è molta gente che quando gli dici la cultura è la lingua, dice no, è la cucina, è i canti, la musica, è anche la lingua, ma non solo. Fontan diceva che non era soltanto la lingua, ma anzi tutto la lingua.
Secondo Fontane, la storia dell'umanità è contrassegnata dalla violenza di alcune etnie su altre. Se la colonizzazione fuori d'Europa ha assunto aspetti violenti e brutali, anche nel vecchio continente essa tende a soffocare la cultura, l'economia di etnie deboli come quella sarda, scozzese, lappone, basca, occitana. La langue de l'État s'impose. La lingua dello Stato si impone nelle scuole e quella della minoranza non viene insegnata. C'è un'alienazione culturale, poiché lo Stato diffonde con i media la propria cultura e folclorizza le culture delle minoranze, lasciando loro uno spazio esiguo, riducendole a semplice folklore. Simple folklore. La solo causa che permette di dire che tal popolo è tal popolo è sa lingua. E dire lai raros, lai limito se preferite, di un popolo sul sa lingua. A partire dal momento che dentro sul territorio di un'altra lingua, comincio a toccare alla libertà dell'altro. Dunque, cada popolo di avesse un territorio, non pas per vivere, cada un replega su sel, ma per el. Così dire, per vivere dunque in un relativo internazionalista, intertirat nazionalista, es a dire, entre nei nazius. Sul piano economico, Fontane, nel clima fortemente ideologico degli anni 50 e 60, elabora un'analisi marxista della società, finalizzata alla liberazione delle classi sfruttate. Ma la concezione del socialismo in Fontane risente delle tendenze libertarie e delle critiche al socialismo realizzato. Despreso, evidentemente, l'aspetto sociale, era molt important, ell era un home d'esquerres, i l'aspecte social significava abolir l'explotació de classe, però dins de cada nació, és a dir, que les contradiccions classistes fossin en el si de cada nació i fet entre gent d'una mateixa nació i una altra. Fontane sostiene l'idea di una via nazionale al socialismo, adatta cioè alla cultura e alle condizioni storiche di ogni nazione. Per queste ragioni viene sistematicamente attaccato dalla sinistra ortodossa del tempo. Le repressioni sovietiche in Ungheria e in Cecoslovacchia provocano l'accesa reazione di Fontane e del PNO, che si trovano così ulteriormente isolati dall'occitanismo di sinistra. Marx si è rifiutato di vedere l'importanza di problemi se non di classe. E i suoi discepoli hanno preteso di fare di questi problemi una conseguenza delle questioni di classe. Così Marx e i suoi discepoli hanno considerato i problemi etnici e i problemi sessuali e familiari. Marx non ha colto il ruolo della lingua come uno dei fattori primordiali della società, come uno dei fili conduttori che ci consentono di capire la storia. Più in generale, egli ha ignorato il ruolo determinante delle influenze geografiche e razziali sul corso della storia. Questa posizione economista classista gli ha impedito di vedere uno dei principali aspetti dello sfruttamento economico, cioè lo sfruttamento di una nazione sull'altra, e l'ha portato su posizioni cosmopolite, quindi imperialiste. La teoria di Fontane si propone come un umanismo globale, capace di rispondere alle alienazioni fondamentali dell'uomo, che oltre ad essere di ordine etnico ed economico, riguardano i rapporti tra sessi e generazioni. In quest'ultimo ambito, Fontane applica le teorie di un eretico della psicanalisi, Wilhelm Reich, morto nel 1957 in una prigione americana. Fontane trova in Reich la conferma che la repressione degli impulsi sessuali è la radice di quell'aggressività che poi si esplica nelle sfere economiche ed etniche. Questa alienazione si manifesta nell'oppressione esercitata sugli omosessuali, sulle donne e sui giovani. Si può dire che la società che conosciamo è una società patriarcale, ciò che vuol dire che la sulla sessualità autorizzata è la del paese. Bene. Ciò che vuol dire che tutti gli altri sistemi sono interditi sul el aludret. Dunque, è una società che è basata sulla frustrazione, la frustrazione che congrega la violenza, e quella violenza si può trasformare in energia, o quella energia si può canalizzare in la guerra o in l'utravallo. Ce che cercava Fontane c'était des rapports. Fontane cercava rapporti diversi a tutti i livelli, rapporti diversi tra individui, tra uomini e donne, tra generazioni, quindi rapporti diversi tra le nazioni,
différents entre nations. Cambiare i rapporti ad ogni livello, dal più piccolo al più grande. Du plus petit au plus grand. L'umanismo di Fontane consiste dunque nel cercare una soluzione alle alienazioni fondamentali dell'uomo, da quelle individuali a quelle nazionali, nella convinzione, forse utopica, che l'umanità possa veramente raggiungere la felicità sulla Terra. Dans sa proposition, son cheval de bataille, c'était les ethnies. Il suo cavallo di battaglia erano le etnie. E una volta che avevi accettato l'etnismo, paf, ti sbatteva in faccia il reichismo. Allora, se il tipo era scettico sull'etnismo, quando si riceveva in faccia il reichismo, era nella nebbia più completa. O Flur, erias troppo rumeirenco. Nasciun en Flur, l'espado ha trussato un espandito. La lengua do, pamen sfiero come tu giur, se non è vieure in codi pastre e di marin. Lengo d'amur, auras douteraduli mascle a tun custat, tapareren a bulet ruge, car es tu la patrio e tu la libertà. Questi versi, scritti dal poeta provenzale Frédéric Mistral nell'Ottocento, mostrano quanto viva fosse in lui la coscienza di una patria occitana. Secondo molti, dopo Mistral, la rinascita occitana è stata caratterizzata da due grandi figure, François Fontane e Robert Laffont. Laffont, scrittore prolifico e docente universitario, tra i fondatori nel 1945 dell'IEO, l'Istituto di Studi Occitani, guida la corrente regionalista e di sinistra nella politica occitana. Per 30 anni osteggia le idee nazionali di Fontane in tutti gli ambiti, promuove l'espulsione di Fontane dall'IEO, ispira un articolo denigratorio sulla famosa rivista L'État moderne diretta da Sartre, provoca il completo isolamento del PNO tra i gruppi occitanisti del dopo 68. La storia dell'Occitania del dopoguerra è anche la storia dell'inimicizia politica e della drammatica incomprensione tra le sue due anime, Fontane e Laffont. Dins une réunion, on parlait bien d'elle, et Fasquer et Duscot un lapsus. Alors de dire Fontane, et il dit Laffont. Fontane Laffont, la même origine. Ouais. Et à la bête, se mettait dans une colère au nègre, mais disait qu'il y a Fasquer une crise de paranoïa, disait qu'il y a une espion de Laffont. E io le conosco e passo. Nîmes, le 6 aprile 1960. Nîmes, 6 aprile 1960. Mio caro Fontane, ricevo i vari documenti editi dal Partito Nazionalista Occitano. Vi ritrovo le idee che mi avete più volte esposto e sulle quali sapete che sono in disaccordo totale e fondamentale. Je ne peux que confirmer ce désaccord. Non posso che confermarvi tale disaccordo. Non credo all'esistenza attuale di una nazione occitana. Considero l'adesione degli occitani alla nazione francese una delle caratteristiche essenziali della nostra cultura. A titolo di presidente dell'Istituto di Studi Occitani, devo farvi notare che il termine stesso di nazione occitana contraddice i nostri statuti. A queste condizioni non posso dunque augurarvi un buon esito. Penso anzi che il vostro intervento in un momento in cui lottiamo contro i pregiudizi che voi sostenete è più che inopportuno. È criminale. Elle est criminelle. Bien à vous, Robert Laffont. Mistral era nazionalista, occitan, e ha fini sa vita dins la desfaccia, dins l'accabamento da quella fase. Dunque, Fontane mi sembrava di riprendere il discorso filibrino che per io era completamente accabato. Ma non lo sapeva. Fontane ha jamais legge Mistral. Dins la situazione francese, il nazionalismo è toujours sta alla destra e proche del fascismo. Se il nazionalismo occitano arrivava a chi dins sa formulazione estrema bloccava tutto. Loro lo chiamavano fascista ingiustamente perché chiede se lo chiamava nazionalista. E la vieia discussione, che qui continua anche io, mi aveva fatto nome
di Jean Foravio, ma che confonde. Il nazionalismo vuol dire vorrei bene a una nazione e a tutte le altre. A quel che vince a mano nazionalismo di Mussolini, Hitler, eccetera, è imperialismo, quella è la distinzione fondamentale da fare. E allora chi francese che disegna che l'Europa ha detto o è malafede, che è in casa abbastanza comune, oppure si viene pa a distinguere, viene pa una minima cultura politica da distinguere tra nazionalismo e imperialismo. No? E lui faceva una differenza tra imperialismo e nazionalismo. Lui faceva una differenza tra imperialismo e nazionalismo. Il nazionalismo positivo era voler essere se stessi e poter scambiare se stessi con gli altri in una condizione di parità. Invece l'imperialismo consisteva nell'imporre all'altro la propria cultura. Era così che Fontan la intendeva. Noi siamo nazionalisti internazionalisti. Dunque siamo nazionalisti ed etnisti. Quello che vale per l'Occitania vale per le altre etnie del mondo. Ero la nazione buona che li ho preservato quando nasci, quando nasci, perché quando nasci ero un tesoro. E a quel tesoro apparteneva non solo a quello che nasci, ma apparteneva anche alle altre nazioni. Ogni etnia, indipendentemente dalla sua storia passata, dalle sue strutture politiche, dalla sua realtà demografica, dal suo potenziale economico o dalle sue capacità culturali, aveva diritto all'esistenza, ad essere riconosciuta, e aveva diritto ad essere trattata su un piano di parità con tutte le altre etnie. Fontan metteva un tratto di unione, una diretta, tra inter e nazionalismo. A cosa voglio dire? Intendo entre nazioni indipendenti. L'internazionalismo di sinistra è il contrario. Per l'adrezzo, ero un comunista, e per l'eschero ero un fascista. Ma credo che ero ni mai l'un ni mai l'altro. Fontan credeva alla felicità, credeva al miglioramento della condizione umana. Penso che in questo senso fosse radicalmente e fondamentalmente di sinistra. In tutta la sua vita non ha mai professato idee di destra, e salvo che si consideri il desiderio di avere l'indipendenza nazionale di un popolo un'idea di destra. Mi mette che era su una regola che per Fontan era riformista, che era di fare il paese attraverso le situazioni concrete. È a dire praticamente di la lunga montata del potere di sinistra in Francia fino all'Eliseo. Fontan non poteva, Fontan poteva partecipare. Ciò che io facevo, per esempio, di lavorare con i minari, con gli ouvrieri, con la gente dei paesani, la gente della vigna, partecipare a dei meeting, parlare occitano, portare la bandiera occitana al fondo di una miniera, tout à coup, si vous laissez une position autonomiste des sénestres, qui n'est pas l'indépendantisme régie, clair et dur des Fontan. Sarei portato a pensare che per la situazione occitana non gli avesse mai pensato realisticamente al socialismo, perché ne ha sempre teorizzato la picciotto imprenditorialità, la picciotto borghesia, la cumo classe di riferimento. Penso ai suoi critici, da loro che di audi deo avviano dell'Occitania, che pensavano che i masse operaie dell'Occitania avrebbero fatto la rivoluzione. Non bisogna dimenticare che Fontan non era per la guerra di classe. Per lui l'obiettivo maggiore era la liberazione della nazione. E perché questa avesse luogo, occorreva una coalizione. Un marxista riporta tutto all'alienazione economico-culturale. Occorre che tutto si unisca. E per un fontaniano, come per me, ciò non è possibile. Ci sono due o tre forme di alienazione e queste alienazioni sono del tutto indipendenti tra loro. Fontan lo dice molto bene. Indipendenti e coordinate. Fontan era
come noi altri siamo qui sulla riba d'Arno, era sulla riba dell'istoria. Fontan aveva definito, d'un biaio teorico, aveva definito una nazione occitana, la Font ensaggiava di plaçare le questioni della società occitana in un incastro storico. La Font s'adressava al pubblico francese in un enseigne per rendere possibile un'emergenza d'Occitania. Un lavorava nella storia lunga o fuori di storia, l'altro lavorava nella relatività. La Font ha la possibilità di, pubblicare un libro nuovo ogni 10 anni, con una teoria profondamente rivista. Ciò gli fa onore, perché si è evoluto. Non fa lo stesso discorso di 30 anni fa, ma penso che è evoluto in meglio, raggiungendo persone delle quali dice che non avevano all'epoca una visione storica. L'istoria fa il suo lavoro. Se part per liberare un paese, vedi l'Algeria, e se fa un horror piège, che è il colonialismo. L'etnismo è un po' una teoria chimicamente pura, e l'istoria è mai chimicamente pura. Fontan non si è mai accontentato di queste cose. È sempre andato alla fonte, ha sempre cercato dietro le cose manifeste quanto c'era di profondo e metteva sempre le cose che pensava alla prova dei fatti. Si è reso conto che il problema era veramente planetario, che esisteva dappertutto, che c'erano oppressioni in cascata. Non era affatto semplice. Un popolo oppresso ne opprime a volte un altro. Possiamo citare per esempio gli arabi, che oppressi dai francesi opprimono a loro volta i berberi. Non credo che si possa dire che il pensiero di Fontan sia semplicista. Si può dire che è molto sintetico. Abbiamo bisogno di idee semplici, anche se la situazione è complicata. Le idee semplici aiutano a vederci chiaro. Quando parlo di idee semplici, intendo la lingua indizio sintetico di una nazione. La nazione ha vocazione ad avere uno Stato indipendente. Non credo che in nome di un certo intellettualismo si possa dire le cose sono più complicate di questo. No, esse sono semplici così. Io ragionavo toujours di l'abstrat. Descrivere l'Occitania un po' come un teorema. È toujours una dimostrazione senza concessione all'aneddoto. L'Occitania esiste una lingua, esiste una nazione occitana, dunque la nazione occitana deve essere erigida un giorno o l'altro in una nazione indipendente e si è pensato di tutta sua vita. Ce schematisme che la Font reproche a Fontan, per me. Secondo me, questo schematismo che la Font rimprovera a Fontan, per prima cosa, era imposto dalle condizioni nelle quali Fontan viveva. Inoltre, è un vantaggio, perché questo schematismo fa emergere le grandi linee teoriche. Grandi linee che nel pensiero di la Font sono vaghe. Ho sempre ammirato lo stile letterario, quasi poetico di La Font, questa grande duttilità del suo pensiero. Ma non si tratta di addormentarci con una letteratura raffinata. Si tratta di delineare il fenomeno che noi analizziamo. E bisogna farlo con tratti ben tracciati ed energici. Il faut le faire avec des traits bien tracés. Senza questo, per parlare familiarmente, non si capisce più niente. Direi pour parler familièrement, on n'y comprend plus rien. Fontan aveva también una vista forse abstraccia della lingua. Aveva immaginato una lingua unificata su delle basi geografiche e una grafia fonetica che lei sa degustare tutta la tradizione storica d'Occitania, che era completamente nuova. Dunque, l'Occitan era un Occitan teorico anche. L'Istituto di Studi Occitani, che aveva messo al punto quel sistema di grafia che tutti utilizzano, era un folle.
un folle, perché un sistema un po' di apprendere a leggere e scrivere in 10 minuti è ancora insopportabile, pensi, perché ha tutto il mandarinismo, io ho appreso, bon, il passo più da che sì, erano gli universitari che facevano la politica occitanista. La soluzione di Fontan, tout compte, l'unità e la grafia della lingua, sarebbe stato praticabile, e grandemente praticabile, se la nazione occitana fosse stata una nazione che emergisse dall'anonimato, in questo momento, come per esempio un'etnia africana, che non è mai stata scritta. E secondo me, se ci sarebbe stato un embrione di infrastruttura statale o regionale per sostenere lo FATS. Elle mi ha dato esempi a Ataturk, il cambiamento della grafiturk, eccetera. Ma Ataturk, per l'Ucraina, il n'y a d'altri, aveva dato tutta l'armata e tutto l'apparel di Stato. De mentre che noi altri abbiamo paresi, chi non même pas lo solo istituto Saben dell'Occitania. Il sogno di Fontan di un'Occitania riscattata dalle ingiustizie subite doveva scontrarsi con l'immaturità storica dei tempi e con alcune rigidità della sua teoria su questioni importanti. Eppure, su questo sogno, Fontan costruì un destino di totale coerenza, negli atti di ogni giorno, nelle parole, in una integrità intellettuale che vive nella memoria di quanti lo hanno conosciuto. Oui, là, c'est vrai que le... François, sì, è vero che François aveva molta somiglianza con gli antichi filosofi greci. Aveva un amore immoderato della discussione. A partire dal momento che cominciava a parlare, fino a quando il suo interlocutore era pronto a continuare, avrebbe potuto parlare per una notte intera. Per lui non aveva alcuna importanza. Lo scambio di idee era qualcosa di talmente fondamentale da diventare anche un nutrimento. Guardati alle spalle. Che cosa vedi, eh? Ah, forse qualcosa di naturale? No, è un'apparizione quella che tu vedi alle tue spalle. Con le nuvole che si specchiano nell'acqua ferma e pesante. Tu biai le fontane discutire straordinari. Avviè lo senso della maiotica, a dire che cercava toujours ciò che era importante nel suo interlocutù, a chi un te avviè dei blocaggi, e tant che avviè pas fa sauta che li blocaggi insistissie. Il contatto di Fontan era terribile per i gemmi. Cresereo. Fallie una grande umiltà per riconoscere che quel uomo marginale aveva ragione. Sa grandeur elle résidait dans quelque chose qui était chez lui. La sua grandezza risiedeva nella straordinaria capacità di mettere la gente sul proprio piano. Di essere capace di parlare alle persone al livello che era il loro. Di spiegare loro delle grandi cose con parole molto semplici, alla portata di queste persone, come di discutere con qualche intellettuale. Lui me l'ha detto, l'importante era mettere la gente alla sua altezza, farla salire al suo livello. Lui si sentiva effettivamente superiore, aveva una pazienza infinita, era capace di parlare ore e ore, di ripetersi 100 volte per spiegare le stesse cose a chi non aveva capito. Per tutte le persone, la Navo ha chiesto il cuore aperto, ha chiesto veramente disponibilità a parlare e cercare proprio di...
E penso che fosse per noi un sforzo indicibile. Difatti, penso che Fontana alla fine della riunione era veramente morta, era proprio ghici morta. Un purio veleu, effettivamente, sapes, pensi. Ensaggiando di situare in Fontana entre la miseria di la calo vivio, miseria suben affettivo, ma stave economico. D'ingiun ero desprovesi di tutto, gairebé. Ma a costa d'acco, jamais on l'aurio visto se dai sana, ero in un grande luplessaco. Penso che era strano che parlavo tutto in francese. Dicevo in francese che Aaron aveva un po' perduto la moda. In francese raffinato, in vocabolario straordinario. Sono mai d'origine nobile, donna di cuore da Nubrance. E ero fiero di quella origine, di noblesse naturalmente arruinata, di vieille noblesse gascuna. All'ero un noble, però l'ero un noble che l'ero malirus. L'ero malirus in tal senso che la via padre sorti. E a loro, e poi la via lui despiesi, che l'ero sta esiliata dalla Francia. E quindi l'ero pas contenti. Nella sua solitudine gelata della montagna di Fraisse, Fontan sognava la Polinesia. Era una delle cose che lo facevano vivere, che gli permettevano di sopravvivere moralmente. In Lusitania francese sicuramente, gli ha passato un momento che aveva un blocco nei confronti di Fontan, che era veramente impressionante. Un avviso un bot che era un'assemblea, sei pa più in Lio, sei pa più in te, e in te carpiuna tira fuori il nome Fontan, e gli ha avuto veramente reazione, che era un padre reazione a portare l'argomentazione. Sei passo che provocava Fontan di la gente talmente forte da provocare quelle reazioni a chi, perché in fondo era un piccolo movimento, era una persona da soletto, senza soldi, senza mezzi economici, era passo sostenuto da Gun e si è mai arrivato a capire che pure io, di persone che secondo me non conosce un nianco, provocare un nero parei forte. Ma mi insero che se vengo sì. Se più scuro che banero per piano una riunione che ero in testa pietosa, chi ero ciucca? Lo sero, chi avevo bevuto da abriti proprio. E che naturalmente spavengo alla riunione, ma ero in testa spaventoso. Proprio la solitudine la via, tre giorni a chi la via occupi in particolare. Ricordarà nostros días felices. El sabor de mis besos y entenderás en un solo momento qué significa un año de amor. Tutta la vita di Fontan è stata una vita quasi malheureuse. Ma dei momenti seguiti d'amore intenso, ma sono stati dei momenti che hanno durato, che hanno messo, che hanno zan, ma il tre quarti della sua vita li ha vissuti nella solitudine. All'inizio era molto innamorato di me, perché ero molto giovane quando ci siamo conosciuti. E poi sembrava che corrispondessi a quello che cercava. Qualcuno che effettivamente era interamente da formare. Fontan cercava sempre di formare qualcuno. Fontan parlava molto liberamente della sua vita sentimentale e ho avuto la rivelazione della sua omosessualità il giorno che stava per aderire al movimento anarchico. All'epoca abitava all'ostello della gioventù e aveva fatto conoscenza con un giovane operaio. Subito si era parlato di espulsione.
Immediatamente i membri dell'ostello, che fossero anarchici, comunisti, socialisti, cattolici o protestanti, tutti volevano espellerlo. Bisogna dire che a quell'epoca ci voleva un certo coraggio, una certa convinzione, per affermare, come faceva Fontane, la sua condizione omosessuale. Con le persone del paese, comprese le donne anziane, non aveva problemi a parlare dell'omosessualità. Lui diceva chiaro e tondo: sono un omosessuale dichiarato. Lui si è detto, dopo tutto, per la felicità degli individui, che si tratti dell'omosessualità o dell'eterosessualità, entrambe servono. L'essenziale è che gli individui siano contenti. Beh, non può parlare di chat. Mi rappelle dei momenti che andavo per discutere di problemi politici a Fries, partivo da Bagnon, facevo 4 o 5 km e trovavo che una serata intera mi parlava di Sica, delle avventure di l'una e dell'altra, come se fossero dei piccoli infanti. C'era il suo gatto che correva tra le foglie rosse, era d'autunno, era molto bello. Aveva una passione per i gatti rossi, è vero. E poi era infelice quando li lasciava soli per troppo tempo. Parlava molto dei suoi gatti. Il chat che ti viravo continuamente sulla tavola, che ne accarezzavo, se paese, sicuramente sono gli aspetti più morbosi, era una vera compagnia di Fontano, chat, no? Che sto chat russo, no? Che gli ha passato sopravvivuto, no? Nelle smorre il chat si spariva, sì, no? E il chat veniva sulla tavola, parei, e nelle ti discutivo magari la cosa più importante di questo mondo, passando a man slacciato che se li savo caressiarsi, se chi è grinoso, no? ero simpatico con quello cosa, no? Ero... mi venga a mente ancora. Magnifica! Jimmy potentia in braccio suo ne ispersit supervomente. Freise, le mardi 4 dicembre 1979. Freise, martedì 4 dicembre 1979. Cara signora Fontane, oggi sono io a prendere la penna dopo il nostro lungo silenzio. E se lo faccio è perché vi sono costretto dal fatto che François non è in grado di rispondere alle vostre lettere. In effetti, da una settimana, è in una situazione molto critica, colpito da non si sa quale malattia, forse una grave influenza, con un po' di artrosi cervicale, un po' di sinusite, non sappiamo. In tutti i casi ha molto sofferto. Può darsi che François, che sta scendendo, voglia aggiungere qualcosa di sua mano.
Vi abbraccio con forza. E sappiate che faccio tutto quello che è in mio potere per François. Vostro Jean-Louis. Cara mamma, ho ancora troppo male alla testa per scrivervi. E poiché vomito tutto quello che mangio, sono molto debole. Jean-Louis è un vero santo, una meraviglia di dedizione in ogni istante. Vi abbraccio con tutto il mio cuore. François. François. Mi smeo ieri che l'avevo portato all'ospedale a Cuni, l'estante no. Avevo quel mal testo che lo schiappavo in due. Fontan ha detto, sì, sapevo passo che fare questa sera. Ero 7:00, lo tenevo in sì e preso di mano, se vedere. E a mezzanotte, ero anche a mio caso. Capitato. Avevo con Jean-Louis, sono lo telefono. Mi ha detto, ma voi conoscete François Fontan? E dice, sì, sì, l'abbiamo accompagnato all'ospedale, noi, e Fontan è morto. Ricevetti un telegramma. Apro il telegramma e leggo François Fontan deceduto. Esequie a, non ricordo più il nome della località. Fu uno shock terribile. François Gisant. È la spoglia di François. Come l'ho sentita al momento della sua scomparsa. Quando siamo andati a vederlo per l'ultima volta all'ospedale, ed era già trapassato. Questo lato irrigidito, l'involucro che è rimasto e lo spirito che si è disperso, che è svanito. Se canti hanno buttato giù la barra, mi è incacampato un crocifisso. Perché sua madre era tanto religiosa. Canton susco aro, in darre, apei tutto quel tens, apei a quelos lungos andado, de gairebe 20 anni, aro, de sa morte, so che de mor lumai, es che, fino al momento, res è spasi immuable. Ambel, augeri un altro viais, prenderi un altro viais de veire las causas, de veire lo mondo, di loro differenza e di pensare che quella differenza sia una ricchezza. Fontan fu capace di far vedere che l'Occitania era una nazione senza Stato. Fu capace di far vedere che la lingua era la base della definizione di nazione. Ora l'Occitania sarà indipendente. E questo è un altro problema. Non so se si può sperare in un popolo che non si batte. Un avvenire difficile è riservato all'Occitania. È troppo anticamente alienata. Ed è alienata soprattutto da nazioni o da stati latini, le cui lingue sono troppo vicine. Dunque l'Occitania si lascia assorbire più facilmente che l'Alsazia o l'Euskadi, che da parte loro si lasciano tuttavia fin troppo assorbire. Credo molto nella teoria del caos, che dice che una farfalla muove un'ala in Australia e fa un tornado qui. Credo che i discorsi, le idee di Fontan sono la farfalla che tende a cambiare il mondo, ma quando e come non lo so esattamente. Ma il tornado esiste, le identità esistono. Ora c'è un altro punto di vista. Con o senza Fontan, esistendo le etnie, esistendo i popoli, la realtà di un mondo pluriculturale dovrà arrivare. E quando arriverà, ci saranno alcuni che diranno: Fontan aveva ragione, vedete? Lo schema si sta attuando. Oppure non ci si accorgerà di niente. Ci si adatterà, si prenderà atto e si dirà: è così. Non lo so.
Non lo so. Se chiudo gli occhi vedo Fontaine in estate, davanti alla sua casa di Fraisse, sulla terrazza, con dei gatti, intento a parlare, a discutere con qualcuno, forse con me. E c'è il sole. E c'è il sole.